Sì, l'ho appena fatto, mi dicono devo rispiegare meglio che adesso arriva Sabrina Scampini per il dibattito su La rete francescana, fede o malafede, un talk con Don Mauro e Don Patrizio Coppola. Grazie, grazie a tutti. Funziona? Sì, buongiorno a tutti. Quale sarà la mia? Questa però. Oggi parliamo di fede e devo dire che parlare di fede non è mai semplice perché ognuno ha una sensibilità differente rispetto a questo argomento. Ma per capire il futuro, per capire dove sta andando la fede, penso che si debba iniziare da dove siamo oggi. Per capire se la Chiesa sia al passo con i tempi, proviamo oggi ad analizzare da una parte il cristianesimo al tempo dei social e poi ci chiederemo se la Chiesa è ancora chiusa nei suoi dogmi oppure se è in qualche modo aperta alle trasformazioni. E lo faremo attraverso un caso molto attuale che è il convegno di Verona della settimana scorsa. Potete, mi hanno detto, inviare dei messaggi tramite SMS al numero 43 50 100 e su questo tablet poi verranno selezionati alcuni messaggi che possiamo discutere qui con i nostri ospiti. Per parlare di questo argomento ora mi raggiungeranno due preti. Sono dei preti un po' poco convenzionali, poco tradizionali direbbe qualcuno, sono Don Mauro e Don Patrizio, loro non rappresentano la chiesa dei palazzi ma sicuramente quella di strada. Allora chiedo se può entrare prima Don Mauro, che viene definito in un certo senso un cyber prete, lui collabora con altri, fa televisione, scrive romanzi, ha un blog seguitissimo, che siediti dove preferisce, vicino a me, come Gesù. È molto attivo con tutti i social, Twitter, Facebook, Instagram. Non contento di tutto questo, però scrive anche per Novella 2000 e Visto. Non contento di scrivere per Novella 2000 e Visto, fa anche delle interviste che sono molto dibattute, diciamo, se ne parla molto, soprattutto nel tuo ambiente, soprattutto per i personaggi che lui intervista, tra questi Rocco Siffredi, Vladimir Luxuria, Gianluigi Nuzzi, Malgioglio. Poi c'è una memorabile intervista di cui dopo accenneremo a Sgarbi, che definisce il Papa ateo. Quindi questo è interessante, vedremo di capire come. E poi adesso ci raggiunge Don Patrizio, conosciuto invece come Don Joystick. Vuoi entrare, Don? Qui si chiama ospedaliero in provincia di Avellino, ha fondato un'università per creare videogiochi, sicuramente qualcosa di innovativo non soltanto per un prete ma proprio per in sé. Si occupa anche di ragazzi con difficoltà varie, parleremo anche di questo. Don Mauro, 7 anni lei ha avuto un'illuminazione, cioè non bastava più parlare da un pulpito. Grazie di avermi invitato, e effettivamente non basta parlare da un pulpito, bisogna venire anche a Ivrea. E quello che era successo è stata una cosa semplicissima. Avevo scritto un libro che si intitolava Come Gesù e mi ero reso conto che per parlarne c'era bisogno di stare sul web, e quindi è nato un blog che è quello di cui hai parlato prima. E però questo blog non poteva essere un blog normale, ma doveva essere integrato con i social e la televisione, le cose che tu hai nominato prima, e con un modo di pensare che è un'idea secondo me fondamentale per la nostra società e anche per permettere alla Chiesa di arrivare a tutti, che è l'idea del rispetto. E l'idea del rispetto secondo me è il primo passaggio del cristianesimo. Voi sapete che, non so se lo sapete, ma il cristianesimo è la religione della comunicazione, ma comunicare significa creare comunione. Ora, nel senso che non basta avere like, non basta attirare l'attenzione, bisogna creare comunione. Non so se posso permettermi di dire questa frase, ma se io dico devi marcire in carcere fino alla fine dei tuoi giorni, in quel momento tu non crei comunione. Sicuramente. Lo può sicuramente dire. Eh? Lo può sicuramente dire. Lo può sicuramente dire, però si può dire anche un altro. No, no, lei può sicuramente dire questo. Certo, io lo posso sicuramente dire. E perché posso dire, per esempio,
giusto che tu sconti la tua pena, che è tutta un'altra cosa, no? Certo. Oppure, ecco, sul mio blog io cerco di costruire un ambiente di rispetto, c'è un regolamento molto esigente. E chi frequenta il suo blog? Io ci tengo molto che frequentino persone di tutti i generi. Non solo giovani. Non solo giovani, ma soprattutto non solo cattolici, o non solo cattolici di un certo tipo. Se viene una persona omosessuale a scrivere sul mio blog, non gli si può dire ti ricordo che la Chiesa Cattolica insegna questo, come se io vado a cena con un musulmano amico mio non posso stare a discutere se è meglio Maometto o Gesù Cristo, per dire, no? Devo cominciare da altri valori, da quello che abbiamo in comune. Però una domanda per lei, possiamo dire secondo lei che la rete è francescana, nel senso che San Francesco ebbe questa grande illuminazione di passare dalle chiese alle piazze, adesso con internet la diffusione delle idee, però in questo caso anche della fede, avviene non più in maniera verticale ma in maniera circolare. Allora, tutto questo comporta una perdita di autorevolezza da parte di persone come lei o da parte delle istituzioni, oppure è un vantaggio? Secondo me è una crescita di autorevolezza e una perdita di autorità di un certo tipo. Se io sono qui perché ci sono delle persone che organizzano una cosa, diciamo, dalla base in rete, è appunto un discorso che è quello delle piazze, sicuramente internet è la piazza moderna, e in questo senso il francescanesimo certamente non è nato come un modo di essere chiesa dei sacri palazzi, no? Istituzionale. Quindi da questo punto di vista internet cambia i rapporti tra di noi. Un tempo prima di internet, se io volevo fare un viaggio andavo nelle agenzie, adesso se voglio fare un viaggio vado su Booking, cioè mi interessa che cosa pensa la gente, che voti danno alle persone. Ecco, allora io cerco di fare questo lavoro su due tipi di fronti. Uno è quello, ci sono tantissimi preti, diciamo come me, che mettono commenti al Vangelo, meditazioni, prediche, eccetera, questo lo faccio anch'io, però poi faccio qualcosa di diverso, che invece è cogliere l'aspetto del rispetto ovunque. Per esempio l'ultimo articolo che ho fatto è stato su questo episodio bruttissimo dei panini schiacciati a Torre Mauro, ne parlavamo prima. Così via, insomma. Don Patrizio, come le è venuto in mente anni fa di fondare una università per creare videogiochi? Innanzitutto grazie per avermi invitato. Diciamo che nel 2009 ho capito che il mondo stava cambiando, ma stava cambiando soprattutto il rapporto tra le persone e stava cambiando in modo che anche il mondo del lavoro stava cambiando. Da quell'istante ho capito che c'era bisogno di comprendere e di affrontare nuove sfide, soprattutto nel campo dell'intrattenimento e delle tecnologie. Da quell'istante, quando tre grandi aziende mi chiedevano ad un festival perché non formiamo ragazzi e giovani per introdurli nel mondo del lavoro, facendogli capire come si realizza un videogioco e come si realizza un cartone animato. Da quell'istante si è accesa una lampadina, ho fatto un percorso di studi, dopo tantissimi anni, visto che in Italia non ero ben visto pur essendo italiano, sono dovuto andare a Malta per farmi riconoscere il titolo di studio e chiedere a Malta, al ministero maltese, che mi desse la possibilità di aprire un campus in Italia per dare modo ai nostri ragazzi di poter entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. C'è una buona risposta? L'80% dei ragazzi laureati hanno trovato un posto di lavoro. Questa per me è complicata. E sono molto rammaricato, perché tutto questo purtroppo io da italiano sono dovuto andare all'estero. Perché spesse volte le istituzioni non comprendono il futuro. Bisogna capire il futuro. Siamo qui anche per questo. Anche la Chiesa deve capire il suo futuro. Perché c'è bisogno non più di parlare per i giovani o per le comunità. C'è bisogno di parlare con la comunità. Fare in modo che tutto questo possa essere anche visto da parte della Chiesa con un linguaggio diverso, che sono le nuove tecnologie.
Ma infatti c'è un'altra questione, la rete introduce un confronto, anche nella vostra comunicazione non c'è più il pulpito e i fedeli che devono ascoltare una sola parola, ma c'è una capacità critica, ci sono delle persone che vi fanno delle domande a cui si deve rispondere. Allora, tutto questo è positivo o negativo per l'istituzione della rete? No, è positivissimo, perché nel momento in cui una persona è in difficoltà e mi scrive su Facebook o su Twitter o in qualsiasi modo mi possa rintracciare perché vuole avere una parola di conforto, io utilizzo quei mezzi per dare la possibilità a dei ragazzi, a dei giovani, a delle famiglie di venirgli incontro. Allora non serve più il pulpito. Io quando sono arrivato mi chiedevo a un certo punto, un prete basta, due figurati, non ci ascoltano. Ma invece no, c'è bisogno di dare una comunicazione positiva alla gente, non c'è più bisogno del pulpito per noi preti, abbiamo bisogno di scendere tra la gente e di poter accogliere le istanze dei nostri ragazzi, soprattutto per me, dei nostri giovani, delle famiglie, e fare in modo di dare delle risposte certe e concrete a quello che loro ci chiedono. E il web può essere il modo essenziale per arrivare al cuore del problema dei ragazzi e dei giovani. E le dico di più. Questa realtà, se noi sappiamo sfruttarla fino in fondo, oggi la Bibbia, non possiamo più creare il videocatechismo dove abbiamo speso una barca di milioni se poi i ragazzi non lo vedono. Allora facciamo sì che il catechismo o la Bibbia diventa la piattaforma per una realtà aumentata dove il ragazzo possa prendere il suo cellulare e possa prendere le nozioni di fede, di amore, di speranza e di carità. Bene, bravo. Adesso io sono abbastanza disperata perché abbiamo 5 minuti e un argomento nuovo da trattare, però per concludere l'altro volevo soltanto concludere con Papa Francesco. Ha 5 milioni di seguaci su Twitter e 6 milioni di follower su Instagram. Ora sicuramente lui è irraggiungibile a livello di follower, però penso che ci sia molto lavoro da fare e se si segue il suo esempio sicuramente, almeno lui dice attraverso il suo esempio che è qualcosa di positivo. Certo, che il messaggio che lui dà certo, ma sicuramente, ma sicuramente, ma se poi c'è sicuro che il Papa ne avrei 10 milioni. Invece? No, nel senso che è chiaro, no, invece no, io dico. Anche chi ha 2.000, 3.000, 4.000 follower deve la sua dignità, ha una sua dignità e deve soprattutto avere la possibilità di poter dialogare con la gente. Bene, adesso ho 4 minuti e 20. No, voglio dire un'altra cosa, velocissima, è un argomento importantissimo, perché l'abbiamo anticipato all'inizio, noi viviamo in un paradosso di un momento in cui abbiamo un Papa che spinge a non insistere su questioni legate ad aborto, matrimoni omosessuali, a metodi contraccettivi, dice ai genitori di figli gay di non giudicare, dice di accogliere e che il sesso non è un tabù, anzi è un dono di Dio. E poi abbiamo una manifestazione avvenuta una settimana fa organizzata da gruppi cattolici che inizia dicendo che l'aborto è un omicidio, dove si distribuivano dei gadget raccapriccianti con piccoli feti. Ora, Don Mauro, voglio chiedere una cosa, che lei ha scritto sul suo blog, ha parlato di Verona come una città assediata. Sì, cioè... Qual è la posizione della Chiesa rispetto a questo? La posizione della Chiesa è quella di Parolin, che poi è stata presa anche da Papa Francesco, per cui ha detto siamo d'accordo nella sostanza, ma non siamo d'accordo sul metodo, per cui non siamo andati. Poi, lo sapete sicuramente, lo stesso congresso è stato organizzato, credo l'anno scorso, in Moldavia, dove andò Parolin. Quest'anno era in Italia, però lui non ci è andato, quindi significa che la Chiesa ci sta dicendo che il metodo oggi è sostanza. Per la sostanza chiaramente ci sono dei paletti identitari per la Chiesa, per cui la Chiesa non può cambiare la sua dottrina sull'aborto o su queste cose, ma il punto è che è quello di trovare un'altra forma di dialogo che non sia il dialogo di tipo contrappositivo. La Chiesa si sta facendo contaminare da tante idee, da tanti pensieri che ci sono nella nostra società, per esempio prendo il caso dell'eutanasia, dove la Chiesa sta portando avanti un grandissimo lavoro per quanto riguarda l'accanimento terapeutico, e Papa Francesco pochi mesi fa ha parlato dell'accanimento terapeutico, deve tenere presente anche la dignità psicologica della persona,
ha di fatto tolto la scomunica dall'aborto, nel senso che anche noi sacerdoti qualsiasi possiamo assolvere dall'aborto. Il processo canonico è diventato molto più leggero. Non sono cambiamenti sostanziali, ma sono dei cambiamenti possibili che noi possiamo fare. Se noi troviamo delle forze in Italia che riescono a fare questo da tutti i punti di vista, quindi non la contrapposizione che c'è stata a Verona, non noi siamo contro di voi, è chiaro che Luxuria e Gandolfini non potranno mai dialogare sulle unioni civili, per dire, no? Però io posso. Però bisogna trovare dei modi per cui si creano degli spazi di rispetto per delle persone che hanno situazioni che da un certo punto di vista non collimano con i principi di interno della Chiesa. Il tempo ci è nemico. Don Patrizio, chi porta avanti delle battaglie sociali in nome della fede? Torniamo al titolo di questo panel. Lo fa secondo lei in fede o in malafede? Io credo che lo fa in fede. Che la malafede oramai è nei meandri di tutte le istituzioni e vorrei riprendere il concetto di famiglia, nel senso di dire che noi come Chiesa siamo abituati a difendere la famiglia come cellula di questa società, come corpo mistico, tutto quello che noi vogliamo, ma non sappiamo difendere però i bambini che vengono abusati dai nostri preti, cioè noi permettiamo di difendere da una parte la famiglia e dall'altra parte però non condanniamo i preti che fanno queste porcherie. Tanto è vero che Don Mauro ha ammesso e ha detto pubblicamente che nel catechismo della Chiesa Cattolica non c'è la parola pedofilia. Io sto promuovendo una raccolta di firme, una battaglia sua, la parola pedofilia cattolica, ma sto trovando tantissime resistenze da parte di alcuni ambienti cattolici dentro questa parola. In due parole, che cos'è la famiglia per la Chiesa? Per la Chiesa che cos'è? Dovrebbe essere la parte migliore della Chiesa, ma soprattutto della società. E se noi non riusciamo a difenderla con la preghiera, ma soprattutto con il senso di accoglienza, probabilmente anche la manifestazione che si è svolta a Verona. Ma la domanda è: la famiglia è solo quella tradizionale o la famiglia è dove c'è amore? Perché ormai siamo arrivati a questa contrapposizione. Per me no, dove c'è amore c'è famiglia. Quindi ovunque c'è amore c'è famiglia. Perché anche riprendo un'espressione di un politico il quale diceva che lì a Verona probabilmente ci sono dei fanatici, perché vogliono difendere assolutamente la Chiesa, la famiglia, senza rendersene conto che essa dall'interno viene attaccata. Purtroppo non abbiamo più tempo per raccontare interessantissimo, magari l'anno prossimo, le interviste a Vittorio Sgarbi, che definisce il Papa ateo, uscirà, ma anche l'intervista a Rocco Siffredi fatta da Don Mauro, devo dire che era molto interessante. Sì, perché raccontava di come si sentisse in croce. Voi sapete che Rocco Siffredi ama molto sua moglie e ha due figli splendidi, e quindi sentiva chiaramente qualche tipo di tensione rispetto al suo lavoro professionale. La modernità che può trasmettere la Chiesa è anche la capacità di poter affrontare certi, con chiunque di non mettere da parte, di costruire ponti e di parlare. D'altra parte, se uno semina rispetto, raccoglie rispetto. Io credo che qui tutti voi mi rispettate per quello che sono, non chiedete di cambiare, come io non chiedo a un omosessuale di cambiare il suo orientamento. Quindi dobbiamo costruire il nostro paese per trovare veramente terreni comuni in cui portare avanti questa idea. Possiamo dire che la Chiesa del futuro, quella che funziona, quella che si riesce ad adattare alla realtà che cambia? Io penso che sia, sì, da un certo punto di vista sì, direi che quella che riesce a creare comunione anche nella diversità. Deve riuscire a creare comunione nel paese rispettando tutte le diversità. Grazie a tutti per l'attenzione, abbiamo finito. Gianpaolo Colletti, quindi lasciamo la parola a lui. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Mi spiace per non aver potuto leggere le domande che erano interessantissime. Una uscendo: si può definire Gesù Cristo il primo influencer della storia cristiana? Mi sembra un'ottima chiusura. Arrivederci. Grazie.